Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andiamo avanti con una serie di video dedicato al cambio del LED delle lampadine sulla nostra Mito, ma prima di iniziare il video in sé volevo annunciarvi l'apertura del mio gruppo Telegram, di cui trovate il link sotto in descrizione. È un gruppo di discussione dove possiamo parlare di qualsiasi argomento, per lo più principalmente riguardo le macchine. E ovviamente l'ingresso è aperto a chiunque sia appassionato del settore, quindi non è necessario avere una Mito, ci sta già qualche utente che non ha la Mito, quindi non soffermatevi sulla macchina, ma basta avere la stessa passione. Questo è come poi la penso io, non faccio molte distinzioni tra affisti, vagari, eccetera, eccetera, non mi interessa, non fa per me. Chiudo questo piccolo preambolo e, come dicevo prima, voglio annunciarvi questa lampadina per il faretto di retromarcia. L'ho già montata, quindi vi farò vedere semplicemente come montarla e il risultato finale. Oramai ce l'ho su da un mesetto, volevo vedere se effettivamente funzionasse e quanto durasse, se aveva problemi, eccetera. Non ho riscontrato nessun problema, quindi ho deciso di fare il video. Questa qui non mette benissimo a fuoco, ok. Ha parecchi LED, non li ho contati. Inoltre ha una ventola sulla parte frontale per aiutare il raffreddamento della lampadina. È molto semplice sostituirla e soprattutto è molto forte. La luce è a temperatura 6000 Kelvin, quindi bianco puro. Fa veramente tanta luce rispetto all'alogena. Quindi ragazzi, bando alle ciance, intro e vediamo come sostituire la lampadina nel faretto della retromarcia. Allora ragazzi, mi trovo sotto la macchina, purtroppo non ho nulla per alzarla, quindi vi dovrete accontentare di questa ripresa. Inoltre, diciamo, lo spazio è molto risicato, in quanto io ho pure l'assetto, quindi la macchina è pure più bassa. E comunque è un'operazione che si può fare anche con il paraurti montato. Ecco, questo è il faretto della retromarcia, come potete vedere. Qui è presente il connettore, qui ci sta la vite, ok, così la vedete meglio. Niente, bisogna semplicemente togliere la vite. Caleremo quindi il faretto così da poter svitare poi il connettore. Il connettore è molto semplice da togliere, basta tirarlo. Vediamo se ci riesco. Il faretto montato. No, non ci riesco, è troppo scomodo. Quindi lo vedrete tra poco. Togliamo questa, per rimuovere dovremmo girarla, girarla. Questa è la nostra nuova lampadina. Ok ragazzi, avete visto la sostituzione della lampadina, e diciamo un'operazione abbastanza semplice, si può fare anche
Con il paraurti montato basta diciamo avere un po' di pazienza e si riesce a manovrare un pochino infilandosi sotto la macchina. Poi se qualcuno riesce con un click ad alzarla un pochino dal lato del fanalino della retromarcia, sicuramente lavora in maniera un po' più agevole. Quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi alla pagina Instagram Mitch Tuning. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti ragazzi. We'll be right back.